Oggi metteremo a confronto, faremo sfidare in una Battle Royale le tre più famose mitragliette GBB PDV www.monopolysoftware. Queste mitragliette saranno, parte la presentazione titolo tipo dei film d'azione, l'MP7, incredibile prodotto VFC con una lunghezza totale del grazie al silenziatore che ci ha montato il buon War, addobbato come un albero di Natale, incazzato come un toro e con i caricatori più brutti del mondo. Subito dopo, non per importanza, l'MP9, prodotto da KVA, il fucile di Red. Leggero, brutto, compatto e funzionale. E là amo i... E infine, un po' per importanza, il PP2000 o il PP2K per gli amici. 2K. Un fucile che sua mamma definirebbe simpatico. Sembra un c***o di capolavoro d'arte moderna. Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna. Come al solito ci sono pochi favoritismi nei prodotti che vi portiamo. Sto ovviamente scherzando, li andremo a far sfidare tutti insieme in una gigantesca Royal Rumble. Prima parleremo brevemente dei fucili singolarmente, poi ci muoveremo direttamente alla prova di tiro. Avremo anche videocamera in movimento, quindi sarà veramente un lavoro iper ultra dinamico. Se non sentite l'hype, mi dispiace per voi, ma ve lo farò venire io adesso parlandovi brevemente di questi incredibili prodotti. Let's go! Sì, mi sono dimenticato a un certo punto di dire che doveva partire la sigla, quindi l'avrete vista così che appare, però perdonatemi, ero troppo carico. Torniamo al video! Partiamo parlando dell'albero di Natale, il fucile MP7 di VFC del buon War. È il vostro solito MP7, solo che di solito non ha nulla, perché è stato pimpato come una macchina di GTA. Non solo ha un mirino abbastanza largo da poter catturare la luce della luna, ma anche due sistemi di illuminazione e puntamento laser con attacco remoto, un bellissimo unpack e una bellissima torcia con attacco remoto per illuminare il vostro nemico nell'oscurità della notte. L'MP7 è sicuramente una delle armi più conosciute e più utilizzate sia nei film che nel mondo del software. Ovviamente noi utilizzeremo la versione a gas con i suoi caricatori, grandi quanto una bistecca e pesanti come il piombo. Con un caricatore di queste dimensioni vi aspettereste pallini su pallini e invece 40 colpi e guai a Dio a usarlo in raffica. Tocco di classe, un silenziatore lungo quanto il Pider fisso coridene, anche se spero che non ce l'abbia quadrato. Calcio telescopico tipico dei tedeschi che apparentemente odiano le robe comode. Tutto questo in un compatto, perlomeno era compatto prima di agghindarlo così, fucile submachine gun. Wow! Subito dopo troviamo l'MP9, fucile preferito sia di Red Fox Soft Air che di Rico Airsoft, sarà un caso non penso. Compatto, leggero e con dei caricatori che hanno un senso. Agghindato in maniera leggera per essere veloce, pratico e letale. Calcio frontale in polimero, tutt'uno col corpo del fucile. E calcio a stampella che ci fa rimpiangere quello che c'era sull'MP7. Silenziatore tozzo, proprio come non lo possiamo dire. Sistema di puntamento laser high-tech e un mirino T1 rialzato per poter mirare anche con la maschera. Guardate quello sportellino, guardatelo. Oh sì. Su questo modello troviamo un caricatore che tiene ben 48 pallini e pesa un terzo di quello dell'MP7. Tutto questo in un compatto design accattivante. Ultimo giocatore della Royal Rumble, il PP2000. No, non l'abbiamo trovato dentro un bidone dell'immondizia. Se gli altri calci erano opinabili, questo è veramente il peggiore. Non solo si muove, ma è anche duro come la morte, puro metallo russo. Sistema di puntamento 8 elettronico mirino T1, perché l'Eotech non ci va. Asta d'armamento posta scoperta giusto sopra l'impugnatura, che è troppo corta e vi obbliga a tenere il pollice sopra, che viene tranciato via dalla potenza dell'otturatore. Un design che è sicuramente accattivante, a differenza dei suoi caricatori, che arrivano forniti come caricatori corti da pistola. Io mi domando e mi dico se siete deficienti, ma io compro una mitraglietta, ok, PDV, e voi mi date il caricatore da pistola. Cioè, o perché hai ragionato che chi usa questo affare striscia per terra perché non ha le gambe, se no non ho capito il senso.
senso. Tutto in un compatto design per un'arma molto suggestiva, dai. Vabbè, finita questa piccola gag, partiamo effettivamente col video, però prima volevo farvi vedere una cosa di questo fucile, così giusto per i meme, no? Il calcio si può rimuovere, c'è un bottoncino che vi permette di toglierlo. Cosa ci facciamo? Ve lo facciamo vedere dopo. Tanto infilatevelo nel culo. Avete un buco vuoto qui, giusto? Quindi voi direte, vabbè, lo uso come una pistola molto grossa e scomoda. No, assolutamente no. No! Se voi aveste un altro caricatore, potete prendere quel caricatore, fate scambio mano, e incastrarlo nel buco del calcio. In questa maniera. Arrivo. Oh yeah! Così avete un calcio made, yes! E quando andate a sparare vi fate un occhio nero, bam! Stupendo! E adesso vi starete chiedendo, Red, e col calcio cosa ci fai? Arrivo. Oh yes! Ma se è troppo lungo e vi incastrate in mezzo alla sterpaglia, non c'è problema. Abbattuto. Un fucile ben pensato, ben strutturato. È un caso che sia russo? Non lo so. Va bene, finita con questa gheggona gigantesca, non incazzatevi, volevamo fare una presentazione un po' goliardica, adesso passiamo col video vero e proprio. Prima di partire con la prova di tiro, che sarà effettivamente il modo per definire qual è il migliore, ci sono due elementi da dire, l'estetica e i materiali. Personalmente, il vostro buon Red ritiene che i materiali migliori li possa avere il PP2000, in generale perché la qualità delle plastiche di cui è composto e anche il metallo di cui è composto, per quanto con scelte opinabili, sia fatto veramente molto bene, anche meglio dell'MP7. Purtroppo l'MP9, per quanto io lo adori, è un pochino più in basso, quello della KVA se la contende molto con l'MP7 a mio parere, ma bisogna essere oggettivi. Per quanto riguarda invece la bellezza del fucile, abbiamo fatto 16 minuti di ripresa in cui sparo Arsnorth, quindi scriveteci nei commenti quale ritenete sia il più bello e veniteci a seguire su Instagram perché pubblicheremo un sondaggio in cui deciderete voi qual è quello più bello, perché la bellezza non è oggettiva. Per fortuna. Detto ciò, passiamo alla prova di tiro e vediamo come performano queste bestiole. Primo contendente della sfida è l'MP7. Andiamo quindi a caricare i caricatori, ovviamente con Green Gas FL, gas russo incredibile, e pallini Tippmann 028. Useremo gli stessi pallini per tutti i fucili, perché il bersaglio a cui stiamo andando a sparare è a 15 metri, quindi ho papa zero e spariamo forte. Parlerò anche dei caricatori, al momento ho quella bistecca di caricatore che è il caricatore dell'MP7, che per quanto sia grosso ha una feature molto interessante, che se andiamo a tirar giù la molla, per l'appunto, possiamo inserire i pallini direttamente dalla scanalatura. Se non ci fosse poi quello stacco spiacevole lì, sarebbe anche meglio. E come una banana andiamo a mettere all'interno i semi. Non so cosa ho appena detto. Comodo, è un po' un problema che ci sia questa scanalatura qua, che quando dovete portare giù il dito pari non ci state, vi spaccate le unghie, ma possiamo sopravviverci. Andiamo a sparare colpo singolo e poi a raffica. Andiamo a rimuovere il silenziatore per non andare a inficiare la mira. Spareremo quindi senza, perché alcuni fucili possono avere degli sgravi fiscali. Bene, vado a sparare 5 colpi in singolo e poi dopo una raffica. I 5 colpi in singolo verranno puntati dritti al petto e ovviamente si faranno i punti a seconda di dove vanno all'interno del petto, perché ci sono poi i numeri sulla sagoma, e la raffica invece andrà in testa. Ovviamente la raffica sarà più difficile controllarla quando andiamo a sparare sulla testa del nostro soggetto, e anche lì sarà indicativamente una raffica breve, quindi conterà semplicemente nella raffica in testa quanti colpi escono dalla sagoma o fanno 0 punti. Sommeremo tutti i punti. Alla fine conteremo solamente 10 colpi della raffica e vedremo chi performa meglio. Ok, passiamo adesso alla raffica e vediamo come performa. Ok. Vieni qui. Bene, partiamo con i colpi in singolo sparati direttamente al petto. Sono entrati tutti nella zona di 5 punti, a parte uno che è finito qui sulla linea, che quindi vale 4 punti. Quindi troviamo 5 per 4, 20, più 4, 24 punti per il petto. I 10 colpi invece sparati alla testa sono andati leggermente diversi. Troviamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 colpi dritti nella zona dei 5 punti e gli altri invece che sono andati fuori e non hanno colpito la sagoma, per un totale di 6 per 5, 35. 30.
per un totale di 30 punti per i colpi alla testa, più 24 punti dei colpi al corpo, arriviamo a un totale di 54. Risultato molto buono, un fucile con un'ottima precisione. Passiamo all'MP9. Passiamo adesso all'MP9, ovviamente, il fucile di Red, il fucile dorato di Red. Cusco è il suo veleno. Quel veleno. Sì. Caricatori dritti a sto giro, come dovrebbe essere, funzionali, piacevoli, tutti uguali, non che variano nel tempo. Sto ovviamente esagerando, War mi sta odiando. Una cosa interessante è che i caricatori dell'MP7 hanno il sistema molla che mi fa malissimo il dito. Se noi tiriamo completamente giù, poi la molla si blocca in questo modo qui. Possiamo andarlo quindi a riempire, non purtroppo come l'MP7 che basta inserirli così, però la molla rimane ferma e ci rende più veloce il caricare. Carichiamo sempre 5 pallini più 10 pallini di raffica. 1, 2, 5, 6, 14, 15. Diamogli un po' di gas. Rimuoviamo il silenziatore, sempre per lo stesso discorso dell'altra volta. Andiamo a sparare, quindi 5 colpi al petto e 10 in testa. Vediamo come performa. Ok, sparati 5, passiamo alla raffica. Partiamo con i colpi al petto. Uno dei colpi è andato fuori, mentre tutti gli altri 5 sono, 1, 2, 3, 4, 5, sono andati direttamente al centro del petto. Quindi, come per il Boom War, troviamo 24 punti per i colpi al petto. Ottimo. Per la testa è andata leggermente diversa. Avendo quindi il mirino starato e visto che io uso gli 0,20 con quel fucile lì, sì, sono un matto, sono andati leggermente più in basso. Li troviamo comunque però tutti lungo la linea della testa, a parte questo qui, quindi solamente due sono andati fuori e valgono 0, e per il resto troviamo tutti i pallini all'interno della zona dei 5 punti, solamente leggermente più in basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, per un totale di 6 per 5, 30. Quindi 30 punti per la testa, più 24 colpi al petto fa 54. Totale di 54 punti, è semplicemente stato un errore di staratura, quindi i due fucili sono veramente lì lì. Passiamo al PP2000. Passiamo al PP2000, al PP2K, 2K di iscritti, l'abbiamo superato da mo' noi. Carichiamolo, ci vorrà relativamente meno perché, come detto, ha il caricatore di una pistola. A questo giro il caricatore è normale, possiamo portare fin giù la molla e infilarli da lì, ma è talmente scomodo che fate prima tenerla leggermente giù e infilarceli dentro a mano. Uno per me, uno per Giuse, uno per Ghost, uno per la fanpage, uno per il negozio, uno per i clienti. One eternity later. Ottimo, andiamo a utilizzare il pratico sistema di incameramento del colpo, che devo dire che a me piace, anche se l'avrei preferito forse coperto con un rail sopra per poterci appoggiare il pollice. Useremo le tacche di mira perché è più semplice, non abbiamo voglia di stare qui a tarare il mirino, quindi let's go. 10 colpi in testa a raffica. Bene, partiamo guardando i 5 colpi al petto, andati tutti rigorosamente dentro. Un po' bassi, se devo essere sincero, rispetto a dove stavo mirando, ma ripeto, ho papa 0, 0,28. Cosa vi aspettate? 1, 2, 3, 4, 5. Un buon grouping, è andato leggermente più in basso man mano che andavo a sparare, il primo colpo aveva leggermente più carica probabilmente. Ottimo, però sempre in questa situazione tutti quanti all'interno. Quindi per un totale di 5 per 5, 25. 25 punti pieno. Per la testa leggermente diversa, un pochino più precisa, data sicuramente dal fatto che non c'era un sistema di puntamento opto elettronico, però vi dirò, sono abbastanza bravo a mirare anche con le tacche metalliche, tra la fumata di fumo appunto data dal gas e l'apertura non era proprio precisissimo, anche proprio come volata del pallino rispetto agli altri fucili. Vediamo un po'. Uno dritto in mezzo agli occhi, uno in un occhio, uno sul naso, uno sulla guancia sinistra e uno sul mento. 5 colpi pienamente dentro, mentre 2 sul cappello e gli altri 3 fuori. Per un totale di 5 per 5, 25. Più 25 uguale 50. Matematica corretta. 50 punti, ha perso. Ha perso. Mentre l'MP9 e l'MP7 sono arrivati quasi a pari merito, con l'MP7 che, se volessimo essere fiscali, è arrivato preciso su. C'era comunque due tacche di opape in più, però vabbè. Questo però, ripeto, riguarda esclusivamente la parte di mira, puntamento e resto. Per concludere questo video, ve lo dico adesso.
Bene, nuova incredibile inquadratura per concludere questo fenomenale video. Come hanno performato le nostre mitragliette? Bene, abbiamo trovato l'MP9 e l'MP7 a pari merito, con l'MP7 leggermente superiore, se proprio bisogna essere fiscali, e poi il PP2000 invece che ha performato leggermente peggio, esclusivamente però dal punto di vista della precisione. Per quanto riguarda i materiali, il PP2000 era leggermente sopra, quindi ci troviamo a quello che è sostanzialmente un pareggio, con PP2000, MP7 ed MP9 tutti allo stesso punto. Sarete quindi voi a decidere qual è la mitraglietta che l'avrà vinta. Un mega sondaggione dove vi faremo votare per qual è la mitraglietta migliore. Ci sarà l'MP7, l'MP9, il PP2000 e un paio di mitragliette per riempire il buco. Un mega sondaggione, un mega girone infernale delle mitragliette. Vi basterà quindi andare a seguire sia me che il negozio su Instagram e pubblicheremo queste incredibili cose. Veniteci a seguire, è importante, perché così potete effettivamente decidere voi chi sarà il vincitore di questa incredibile sfida. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi oggi, abbiamo provato a fare un video un po' dai toni più simpatici, più leggeri, anche più stupidi se volete, continuando però a metterci dentro quella serietà e quella voglia di riportare informazioni e fare informazioni sul software che ci contraddistingue. Grazie per essere stati qui con noi oggi, vi ricordo che in descrizione trovate il link di tutte le mitragliette di cui vi ho parlato oggi, le trovate direttamente da Monopoly Software Shop, il negozio che mi permette di fare questi incredibili video e mi supporta. Grazie dell'attenzione e stay hungry! Ancora più su, ancora più su, ancora più su, ok, un po' più in qua.